Direttore, che cosa si potrà fare rispetto al passato con questa nuova attrezzatura? Riusciremo a fare soprattutto il gating respiratorio, che è una metodica particolare che consente di individuare meglio il tumore mentre il paziente sta respirando. In altre parole, riusciamo a fare una specie di dinamica sulla frequenza respiratoria mentre il paziente muove lentamente il diaframma e respira, e vedere quindi il maggior dettaglio delle lesioni piccole, soprattutto a livello polmonare e anche del fegato. Si può entrare un po' nel dettaglio sulle specifiche tecniche di questa macchina per chi non la conosce? Certo. Cosa fa? È una macchina ibrida cosiddetta, quindi è costituita da una parte PET, che è una macchina di tipo funzionale, quindi vede la funzione degli organi, ha un dettaglio minore di quella che è la TAC, che però è abbinata, quindi noi riusciamo a vedere sia dal punto di vista morfologico con una buona qualità, ma anche dal punto di vista funzionale rispetto alla macchina precedente, quindi più velocità, più performante in tutti i sensi. Quindi diagnosi anche più precoce? Certo, diagnosi più precoce, perché riusciamo a vedere lesioni più piccole e con un segnale più alto, e quindi questo ci consente di abbassare, diciamo, la soglia di individuazione del tumore. È molto più performante, in sostanza vediamo delle lesioni più piccole, quindi arriviamo prima a localizzare i tumori quando sono presenti. È più grande, quindi riusciamo a vedere un campo di vista più ampio, riusciamo a fare dei pezzi di paziente più importanti, quindi facciamo più pazienti con lo stesso tempo, in altre parole risparmiamo quindi tempo e soldi, possiamo anche dare una dose minore ai pazienti, questo è molto importante per la loro sopravvivenza ovviamente, diamo meno radiazioni e quindi questo migliora sicuramente la qualità della vita anche delle persone. Sì, era un sistema assolutamente indispensabile che si colloca all'interno di un progetto in cui il nostro Ateneo e la l'azienda universitaria ospedaliera di Modena hanno collaborato, la fondazione ha sostenuto con un impegno particolarmente significativo questo progetto, perché sta alla base di una visione che abbiamo in cui i servizi alla persona, anche i servizi sanitari alla persona, sono una priorità per la nostra comunità, ma devo dire anche perché ormai sempre di più la qualità dei servizi in ambito clinico dipende da una integrazione molto spinta tra tecnologie e professionalità di chi utilizza queste tecnologie, e quindi il combinato disposto tra queste due dimensioni in un qualche modo era soddisfatto da questo progetto che abbiamo sostenuto con particolare convinzione, cercando di incrementare, migliorare quelle competenze che oggi sono indispensabili per poter agire nell'ambito della ricerca, e ricerca e tecnologie sono imprescindibili, sono da vedersi in un tutt'uno. Questa è una tecnologia che aiuterà anche gli studenti e i ricercatori, che potranno, attraverso le competenze di queste scuole e queste tecnologie, approfondire i loro studi e approfondire le loro ricerche per debellare, come sappiamo, una patologia particolarmente importante.